Sulla strada che ci porta dall'altra parte della penisola di Izeshima, ci fermiamo in una città veramente carina, tranquilla, pochissimi abitanti. Si chiama Toba ed è famosa perché a Toba è nato Kokichi Mikimoto. E voi direte: chi è Kokichi Mikimoto? E non lo sapevo neanche io. In realtà Kokichi Mikimoto è l'inventore della coltivazione delle ostriche da perla, cioè ha inventato come si fa a fare le perle costose, queste vetrine piene di perle con i templi, le torri fatti con le perle costose. E qui è nato, qui a Toba, e quindi nel sud della penisola di Ise, ad Agobei, andremo poi a vedere la coltivazione delle perle, ma a Toba ci fermiamo perché intanto, oltre al museo, è una cittadina tutta legata all'ambiente marittimo ed è estremamente rilassante. E per prima cosa, visto che siamo qui, ci infiliamo dritti dritti al mercato locale, dove si trova pesce fresco, molto fresco, freschissimo. Guardate per esempio questi molluschi che sono vivi, attaccati agli acquari ancora, e un sacco di verdurine e altre robe. Quindi se passate da Toba, guardate il giorno di mercato e fermatevi, perché è molto molto carino, un mercatino coperto. Allora, come vi dicevo, Toba è la città delle perle, ma anche dei frutti di mare. E allora noi, visto che siamo qua e non ci vogliamo far mancare niente, siamo venuti ad un orario un po' più prestino, siamo sui 5:30-6, e proviamo a mangiare alcune cose tipiche che si trovano qua a Toba. E penso che se dobbiamo andare fuori al ristorante e spendere un bel po' di soldi, Toba è il posto giusto, secondo me. Well, folks, time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Vabbè, visto che abbiamo già mangiato fino a scoppiare, prendiamo un altro piatto e prendiamo un po' di sushi e soprattutto un po' di tempura, e perché no, facciamoci riconoscere in tutto il mondo. E finalmente siamo anche un po' fortunati, perché dopo tanto peregrinare in lungo e largo per il Giappone, capitiamo in un ryokan, cioè un albergo in stile tradizionale giapponese, veramente bellissimo. We'll be right back.
volte gli stili sono un po' mischiati, eh? Un po' di antico e un po' di moderno, così per non farsi mancare niente. Ok ragazzi, qua la serata prosegue di bene in meglio. Dopo una bella mangiata adesso vado a fare un onsen al bagno che c'è qui in albergo. Poi vedete, sono già in tenuta, vorrei portarvi ma non si può perché adesso saremo, non so, una decina di giapponesi e un italiano nudi con le melette al vento e quindi non posso portarvi dentro, mi dispiace. Ci vediamo, ciao ciao.